Ciao a tutti, in questo terzo videocorso di PHP approfondiremo gli array che abbiamo già iniziato nel secondo videocorso. Ho aggiunto all'array d'esempio dell'altra volta altri due elementi, guanti e cappelli, e appunto ho fatto in modo che vengano scritti a schermo aggiungendo appunto l'indice 3 e l'indice 4. Se lanciamo lo script, vediamo subito che appariranno scritti tutti e cinque gli elementi contenuti all'interno degli array. Andiamo a vedere qualche funzione appunto che PHP ci mette a disposizione per la gestione degli array. Per prima cosa andiamo a vedere la funzione count, che permette di, diciamo, con la quale PHP ci restituisce il numero degli elementi contenuti all'interno di un array. Lanciamo appunto count cassettiera, che è il nome del nostro array, e vediamo come per ultimo ci aggiunge il 5, appunto 5 elementi contenuti all'interno del nostro array. Andiamo a duplicare un attimino ciò che viene mostrato a video, in questo modo. Faccio questo perché con le prossime funzioni, le funzioni di ordinamento di un array, è importante sapere come appunto la funzione sort metta in ordine tutti gli elementi del nostro array in ordine crescente. Però questo fa sì anche che il nostro array iniziale, quindi diciamo così l'originale, venga modificato e che non sia più recuperabile. Quindi in questo modo noi scrivendo semplicemente sort cassettiera vedremo come nella seconda stampa video i valori saranno ordinati in ordine crescente. Lanciamo il nostro script, appunto, fino a qui è il primo array. Successivamente possiamo vedere come cappelli, guanti, magliette, pantaloni e sciarpe si è appunto ordinati in ordine crescente. Per fare la stessa cosa in ordine decrescente, dobbiamo aggiungere all'inizio la R, quindi R sort. Lanciamo nuovamente il nostro script. Ecco qui, possiamo vedere come appunto mette sciarpe al primo posto. Successivamente pantaloni, magliette, guanti e cappelli. Per evitare questo problema che l'array iniziale venga sovrascritto e che quindi venga perso l'ordine degli indici iniziali, occorre utilizzare invece che sort e rsort la funzione asort oppure arsort, quindi con una A davanti. In questo modo il nostro array iniziale viene ordinato ma non perde gli indici, quindi gli indici vengono mantenuti. Nel senso che ad esempio magliette all'indice 0, pantaloni all'indice 1, anche mettendoli in ordine, pantaloni essendo, diciamo, venendo dopo guanti e cappelli, non avrà indice 3, ma manterrà comunque indice 1, come ha inizialmente. Andiamo a stampare nuovamente a video e possiamo vedere come il risultato in realtà non cambia rispetto alla prima versione. Infatti, vedendo il risultato, giustamente, il nostro script ci mostra esattamente lo stesso ordine iniziale. Questo perché abbiamo deciso di stampare gli indici, cioè diciamo ho ordinato io gli indici, quindi 0, 1, 2, 3, 4. Quindi appunto, avendo detto che pantalone mantiene sempre lo stesso indice nonostante viene ordinato, diciamo scrivendoli a video in ordine di indice, l'ordine resterà lo stesso di quello iniziale. Per vedere l'effetto dovrei usare uno script, ve lo faccio vedere giusto un attimino così ve lo mostro, però poi verrà approfondito più avanti perché sarà appunto una lezione dedicata ai cicli. Se, utilizzando il comando for each, mettendo cassettiera, adesso prendete per buono quello che sto scrivendo, poi verrà spiegato tutto quanto all'interno appunto della lezione dedicata ai cicli. Ok, in questo modo. Perfetto. In questo modo ve lo anticipo velocemente, praticamente ho detto semplicemente di ciclare tutto il contenuto del nostro array cassettiera, quindi tutti gli elementi contenuti all'interno dell'array.
e di scrivere non solo il valore, ma anche l'array, cioè non solo il valore, ma anche l'indice, in modo automatico. Andiamo nuovamente a refreshare, quindi andiamo ad aggiornare la nostra pagina. Ecco qui, come potete vedere, l'ordinamento è stato fatto in base, cioè l'ordinamento è stato fatto e in questo modo viene mostrato con gli indici scomposti però. Mentre io se invece come prima avevo praticamente mostrato sempre in ordine 0, 1, 2, 3, 4, la stampa a video non ci mostrava il vero ordinamento del nuovo array. Ulteriori funzioni possiamo andare a vedere, ve le anticipo brevemente, sono in array, ad esempio. In array permette di cercare un valore all'interno appunto dell'array. Scrivo il valore che voglio andare a cercare, in questo caso pantaloni. All'interno del nostro array cassettiera e lanciando lo script appunto ci restituisce il valore 1 che sta per true, quindi vero. Pertanto è stato trovato all'interno del nostro array il valore pantaloni. Ci sono altre funzioni, diciamo, di uso minore, ad esempio, cioè no, tra quelle più importanti abbiamo anche la funzione array push, che appunto ci permette, segnalando un array, in questo caso il nostro cassettiera, ci permette di aggiungere, un ulteriore elemento in coda a quelli già presenti. Quindi, ad esempio, abbiamo magliette, pantaloni, sciarpe, guanti, cappelli, vogliamo mettere calzini, in questo modo, togliamo questa. Se io vado a scrivere echo 5, ecco qui che viene appunto mostrato l'indice numero 5 che conterrà calzini. Perché? Perché comunque inizialmente avevamo l'indice 0 che è magliette, 1 pantaloni, 2 sciarpe, 3 guanti, 4 cappelli. Gli chiedo a questo punto di aggiungere un nuovo elemento e lui in automatico gli assegna l'indice numero 5. Per questa lezione sull'array è tutto, con la prossima andremo a vedere le condizioni e gli operatori logici. Ciao a tutti e vi aspettiamo anche sul nostro sito www.videlab.it e sulla nostra pagina di Facebook, raggiungibile sempre dal sito. Grazie a tutti, ciao!